le nuove skill richieste dal mercato del lavoro nell'era digitale. Allora, io partirei subito da quello che ci dice l'Istat, in cui viene fotografato un'Italia che è uno dei paesi più vecchi d'Europa, e questo è il primo dato che emerge. La seconda considerazione è che c'è una fascia ancora molto ampia del nostro paese, stiamo parlando di quasi un quarto dei, quindi parliamo di 2 milioni e più di persone, che ancora non studiano e non lavorano nel nostro paese. Tenete conto che la media europea lì è riportata, si parla del 14,2%. Sicuramente questo varia, e vi lascio i dati che sono riportati alle mie spalle per non annoiarvi, il dato su nord, centro e sud del nostro paese. Ma la risposta a quello che diceva Beppe Albigi introducendo la darei attraverso il dato del Economic Forum dato recentemente. Il 65% dei bambini che iniziano le elementari farà un lavoro che oggi non esiste. Vuol dire che fra 15 anni il 65% dei lavori saranno completamente diversi. Ero a cena con l'amministratore delegato di Google Italia la settimana scorsa, lui sostiene addirittura l'85%. Adesso io non voglio discutere se ha ragione lui o il World Economic Forum, però che sia il 65% o l'85%, la discussione rischia di essere di lana caprina. La vera discussione è che dobbiamo confrontarci con lavori che non ci sono e non c'erano. Ma già oggi esistono una marea di lavori che non esistevano 2, 3, 4 anni fa. Questa è la vera novità e lo vedremo nel corso di questa mattinata assieme. Il secondo dato è che noi stiamo facendo i conti con quella che chiamiamo la digital transformation, e non mi dilungo perché tutti sappiamo di cosa si tratta. Ma questo cosa vuol dire? Che sono cambiati i cicli nella trasformazione dei lavori. Oggi una volta i cambiamenti di lavori avvenivano in 15 anni, forse anche in 20 anni. Oggi il ciclo è di 3-5 anni, quindi quello che diciamo oggi sarà già vecchio fra 3 anni. L'accelerazione, la velocizzazione dei processi porta ad accelerare anche il cambio dei lavori, porta a costringere tutti noi, e lo dico se ci sono dei formatori in sala quest'oggi, è fondamentale formare i formatori, quindi non solamente i ragazzi. La vera sfida è che i nostri insegnanti, purtroppo delle scuole superiori, delle scuole medie, hanno bisogno di essere come tutti, io per primo, come noi imprenditori, essere aggiornati continuamente su quello che sta succedendo. Quindi la grande sfida che ci mette tutti in discussione è che uno faccia l'imprenditore, l'insegnante, lo studente, comunque la formazione è la sfida competitiva su cui fai competizione nel mondo. L'altra considerazione che voglio fare è che la tecnologia, e lo ripeto continuamente, questo affare che abbiamo in tasca e che ormai condiziona nel bene o nel male le nostre vite, spesso è una desinenza del braccio, una protesi del braccio per molti ragazzi, con tante implicazioni positive, e io sono tra quelli che pensa che siano più quelle positive di quelle negative. Conosciamo benissimo il cyberbullismo, conosciamo i problemi di privacy, conosciamo tutte le parti negative del web, ma quante sono le cose positive che possiamo oggi fare e neanche ci accorgiamo di poter fare con facilità estrema rispetto a prima? E qui potremo discutere con i colleghi nel resto della mattinata. Ma torno a questo. Io ripeto sempre continuamente che la tecnologia è un mezzo da utilizzare e non è il fine. Cosa significa? Che non devo essere spaventato dalla tecnologia. Da quelli che vengono a dirmi: ma ho paura della tecnologia, rovina la vita, tutte queste cose qui. Io dico sempre che se conosci, se ti metti lì, tu puoi surfare l'onda. Se viceversa, ti metti sulla spiaggia e aspetti che l'onda arrivi, prima o poi ti travolgerà. Questa è una banalità quella che dico, ma l'atteggiamento deve essere di aggredire le cose, di conoscerle. Quindi approfondiamo, scopriamo cosa possono offrire i mezzi che offre la cultura digitale.
che non è solo il telefonino, è il televisore, è questo schermo stupendo che ho alle mie spalle, cioè il digitale è tantissime altre cose, sono le connessioni tra i popoli, la nonna che riesce a parlare in Australia con il nipote che è a fare un Erasmus, cioè queste sono le cose, i vantaggi del mondo digitale. Quindi oggi l'automazione, l'innovazione diciamo che offre la sharing economy sono il salto di qualità che permette di avere più competenze e assieme alle competenze più lavoro. E qui c'è la seconda risposta. Io sono uno di quelli che dice e ripete che i robot non ci toglieranno il lavoro, non ce lo toglieranno assolutamente, nel senso toglierà il lavoro a coloro che non si prepareranno, verranno chiesti skill diversi. La fabbrica 4.0, l'industria 4.0, prevede operai, impiegati, imprenditori con skill diversi, ma l'uomo è comunque al centro della fabbrica 4.0. Questo siamo andati a vederlo anche con i colleghi in Germania, in altri paesi manifatturieri. Questo ormai è un dato assodato, su questo io sono convinto profondamente. Viceversa, se non facciamo nulla, se non ci formiamo, se non ci prepariamo, è lì la chiave di volta, evidentemente verremo espulsi dal ciclo del lavoro, questo sì, perché non sappiamo cosa farcene di figure obsolete, ovvero l'operaio che faceva questo movimento tutto il giorno, questo non ci sarà più, ci penserà un robot, ma un operaio evoluto che farà determinate cose in azienda e controllerà il ciclo produttivo, il processo produttivo, che è la vera sfida dell'industria 4.0, di questo ci sarà assolutamente sempre più bisogno. Sul tema delle competenze, quindi, a chiudere questo ragionamento, non è un problema solo di nuovi skill, ma importantissimo il reskilling, cioè riformiamo, riprepariamo, riconvertiamo persone che hanno 30, 40, 50 anni, che sono preziose per il mondo del lavoro e che magari hanno bisogno di una, come si può dire, un tagliando digitale. Questo è fondamentale e deve essere continuo, perché la vera novità è che la formazione non è più solo in aula, ce la facciamo a casa, la possiamo fare la sera, la possiamo fare di sabato, di domenica, in ogni parte del mondo, cioè è una formazione continua. 3/4 della formazione la possiamo fare da soli, da casa nostra, tranquillamente, certo una guida, un aiuto, un sostegno di enti formativi competenti e via di seguito, questo fa la differenza. Sottolineo il fatto, nell'ultimo appunto, che se è vero che nella logica di Industria 4.0 abbiamo bisogno di aziende sempre più flessibili, allora qual è l'elemento più flessibile, ci dicono giapponesi piuttosto che tedeschi, cioè paesi manifatturieri che abbiamo nella fabbrica? L'uomo. Quindi decisiva è la risorsa umana, e la risorsa umana è al centro dell'Industria 4.0. Qui mi rifaccio, io sono uno dei fondatori, dei founder di Talent Garden, che è il più grande coworking d'Europa, abbiamo aperto recentemente Madrid, Dublino, Vienna, insomma sedi importanti, e abbiamo 3.800 start-up oggi incubate in tutta Europa. Dalla ricerca fatta da TAG Innovation School, la Digital Transformation e le PMI italiane, e ci dà l'idea delle figure lavorative più ricercate nei prossimi 3 anni. I ragazzi che sono lì in fondo che chiacchierano forse dovrebbero ascoltare questo passaggio, perché interessa più a loro che a noi, che magari non siamo così pronti per il mercato del lavoro. Sono state intervistate aziende che siano al di sotto dei 50 milioni di euro, perché abbiamo pensato di rivolgerci proprio alle PMI, quindi al tessuto forte dell'italiano, che vale per la Campania, per il Veneto, per la Lombardia, l'Emilia Romagna, tantissime regioni italiane. Ed escono da questa ricerca le indicazioni che vedete qui alle mie spalle. 3 ruoli sono stati fortemente richiesti, e questo sarà interessante confrontarci poi al tavolo. La figura del cosiddetto digital marketing specialist,
cioè 60% delle preferenze, questo. 60% delle preferenze, cioè i professionisti che si occupano di posizionare e promuovere le aziende italiane tramite il digitale, quelli che fanno SEO, l'evoluzione del vecchio marketing, chiamiamola così, quello che fa Edoardo, per esempio. La seconda figura, 50%, i cosiddetti data analyst, cioè se la vera ricchezza del futuro sono i dati, bisogna però i dati saperli trattare, saperli leggere, quindi tutta la parte dei dati, e poi entriamo in dettaglio. Il terzo gruppo è quello che abbiamo chiamato i digital officer, e poi spiegherò meglio, cioè i consulenti per l'attuazione della cosiddetta digital transformation. Poi dietro ci sono i mobile developer e via di seguito. Ma andiamo nel dettaglio. Le tre figure principali cosa sono? Il primo, che è il digital marketing specialist, è la figura che ho indicato qui, la vecchia figura del marketing e della comunicazione riassunta in chiave moderna. La seconda, invece, che è il digital officer, va dalla figura che guida all'interno dell'azienda il percorso di trasformazione digitale, fino addirittura, noi siamo sostenitori come Confindustria, che nei CDA delle aziende sotto i 50 milioni di euro ci vorrebbe un digital officer, cioè un bravo imprenditore dovrebbe nominare, avere il coraggio di mettere in consiglio di amministrazione, cioè nella plancia di comando della propria azienda, il digital officer, cioè portarsi uno che abbia la visione digitale. Questo, l'ideale sarebbe che fosse lui l'imprenditore, il vero digital officer, ma siccome non si può avere tutto nella vita, almeno avere il coraggio, molti lo stanno facendo, di portarselo nel consiglio di amministrazione. È diverso da avere il responsabile IT classico che è fuori, qualcuno che sia dove c'è la plancia di comando. Ma poi ci sono tantissime altre figure, tipo il front-end, back-end, li leggete alle mie spalle, non voglio annoiarvi. E voglio andare a concludere su un caso che mi è successo negli ultimi 20 giorni. Dall'Università di Padova, che sapete è una delle più antiche, eccetera, eccetera, con 60.000 studenti, tra l'altro, è in corso un ripensamento della vecchia, nota università, facoltà di giurisprudenza, che è anche questa nota, come lo è quella di Salerno, e tra le varie idee che sono emerse è emersa l'idea, che penso tocchi molte università, di avere un master e dei corsi su tech and law. Ogni anno questa facoltà, cioè in Italia si formano 13.000 nuovi laureati in giurisprudenza. Qui dietro vedete il ragionamento che sicuramente eliminando burocrazia, e penso a avvocati, penso a notai, uno dice eliminiamo queste figure, e sicuramente quel tipo di avvocato o di notaio servirà sempre di meno, perché io sono un sostenitore, come penso tutti in questa sala, che si debba sburocratizzare per le imprese, per i cittadini, quindi queste figure più meno ci sono meglio è. Ma cosa succede? Che si aprono i filoni straordinariamente importanti. Uno laureato in legge, pensate se non debba occuparsi della guida autonoma con le auto che arriveranno, o del tema della privacy, che è molto condiviso, il tema dell'intelligenza artificiale, la blockchain, che aprirà un mercato incredibile di rapporti, di transazioni tra persone, tra imprese. Quindi questi sono tutti filoni dove l'approccio giuridico, legale, diventerà strategico. Allora, ai giovani che hanno intrapreso giurisprudenza, io dico, il vecchio avvocato, che voleva dire nuova burocrazia, non esisterà più, sparirà, speriamo sparisca domani mattina, non sarà così, perché purtroppo ora che si fanno le leggi e si attuano ci vuole troppo tempo. Ma nel frattempo sta crescendo la richiesta forte. Vi faccio un esempio concreto. In Germania, dove il tema dell'automotive è estremamente sentito, le grandi aziende tedesche sono capofila nel mondo sotto questo aspetto, l'incredibile cosa, mi raccontavano, che la legge che regola attualmente l'automotive, la guida assistita, tutta questa parte qui,
l'hanno fatta degli ingegneri, con tutti i limiti del caso, perché l'ingegnere non ha l'approccio dell'avvocato. Quindi una figura di questo tipo diventa fondamentale. Concludendo su un'ultima osservazione, sulle tre caratteristiche che secondo me fanno la differenza. E quali sono? La velocità, la formazione continua di cui ho qualcosa già detto e poi mi piacerà concludere sulle cosiddette professioni ibride che forse conoscete già. Allora, la velocità è facile dirlo, l'abbiamo detto prima, il fattore competitivo si chiama velocità, quindi se non siamo veloci a dire queste cose stamattina e poi attuarle in Regione Campania come al governo, perdiamo dei trami incredibili. Quindi il nostro paese è lento a decidere le cose e dobbiamo essere noi imprese più veloci di quello che è la burocrazia. Formazione continua. Io sono un sostenitore di entrare subito nel mondo del lavoro. Il sistema duale tedesco è quello a cui guardiamo, l'alternanza scuola-lavoro, la mattina a scuola, pomeriggio in azienda, oppure la mattina in azienda, il pomeriggio a scuola e via di seguito. I tedeschi su questo vanno guardati con un grande rispetto e quindi introdursi subito nel mondo del lavoro. Noi portiamo ragazzi che stanno a casa con i genitori fino a 25, 28, 29 anni. È inaccettabile. A 22, 23, fuori, dentro in azienda, non ci sei ancora laureato, vacci lo stesso. Il miglior consiglio che posso dare ai ragazzi che sono qui stamattina, confrontatevi prima possibile con il mondo del lavoro. Avrete un'idea completamente diversa di quella che vi siete fatta a scuola. La terza, le professioni ibride. Cosa significa? Industria 4.0, tanto per farvi un esempio concreto, non basta un ingegnere informatico per i processi produttivi, ci vogliono figure miste. Per esempio l'ideale dell'industria 4.0 dal mio punto di vista è avere in azienda qualcuno bravo nel digitale e nell'IT, ma che abbia qualche infarinatura di economia e di finanza e ovviamente ingegneria gestionale. Certo, è un po' un superman visto da noi, ma queste sono le figure che servono oggi nell'impresa. Quando ho detto prima di giurisprudenza, io penso un avvocato che abbia le competenze giuridiche, ci mancherebbe, ma anche digitali al tempo stesso. Queste sono le figure che oggi tirano. L'università non ce le ha preparate queste. Allora come possiamo supplire? Allora ben vengano master proposti da fondazioni private, ben vengano gli ITS, questa... voi sapete che a fine anno il governo ha finanziato 20 milioni sull'ITS, io ci credo molto, perché andranno a colmare quel bug, quel buco, quel bacco che c'è oggi nel mondo universitario, che non ha preparato appunto le professioni ibride. Quindi la professione ibrida cosa vuol dire? Vi faccio solo questo esempio, qui vedete citati come cambiano varie figure. Ho partecipato a un dibattito con 4-5 luminari della chirurgia italiana e mi hanno raccontato una cosa banale che vi farà anche sorridere, che la vera differenza in sala operatoria, quando entrano gli operai, mi pare esistano dei macchinari che si chiama Da Vinci, cose di questo tipo, che, con cui ci operano con grande precisione e professionalità, loro si dividono tra chirurghi, tra quelli che giocavano da ragazzi con la PlayStation e quelli che non giocavano con la PlayStation. Ora vi dite, che cavolo c'entra? Un medico è un medico? No, la differenza è che quelli che giocavano con la PlayStation sanno gestire il joystick con una certa sensibilità. Quelli che non sanno usare la PlayStation, quando in sala operatoria è meglio che tornino indietro. È una banalità, ma questo riguarda i chirurghi. Quindi pensate che perfino il chirurgo deve avere la sensibilità di come gestire il touch, quindi la prima barriera da superare è saper gestire il touch di un telefonino, un joystick, cose di questo tipo. Allora siamo sul banale, ma stiamo rivedendo i fondamentali. Io direi che mi potrei anche fermare.